Bentornati ad Alice Club, vi presento subito il giovane chef che è accanto a me, si chiama Andrea Bertarini. Allora, ciao. Ciao Franci, ciao. Ben trovato Andrea. Allora, Andrea è italiano, però in Svizzera, lavora in Svizzera da tanti anni. Sì, sono 12 anni che lavoro all'estero. Che lavoro all'estero, però fa un po' ridere perché praticamente sono 20 minuti da casa, praticamente, sì, perché sono di Como, quindi... Como. Io dico Como, loro dicono noi Como. Diciamo Como. Ovviamente è stata una lunga diatriba quando viveva a Milano. Allora, Andrea è stato nominato miglior chef emergente quest'anno per il ticinese, appunto, nel 2017 dalla Guida Gormio. Nel 2011 ha guadagnato una meravigliosa stella Michelin che si tiene strettissimo. Sì, ce la teniamo stretta, non mi piace enfatizzare molto. No, vabbè, tanto però, per inquadrarti, sei giovanissimo, sei comunque già sotto i riflettori. Ci proviamo. E oggi ci racconta la prima ricetta, perché poi naturalmente Andrea sarà con noi tutta la settimana e quindi giocherà sul confine, certo, in qualche modo. E oggi ci racconta una ricetta molto divertente già nel titolo, perché si chiama Simmental. Che significa? Che significa Valle della Simmen. Perché abbiamo la fortuna appunto in Svizzera interna di avere questa valle, mm-hmm, e dove ci sono dei vitelli strepitosi, sì, che secondo me è una delle migliori carni in assoluto. E quindi utilizzo questa carne per riproporla in una chiave di lettura divertente che gioca un po' sul fatto della Simmental. Perfetto. Allora, che parte? Per noi gli ingredienti li diamo allora, alla fine, però okay, insomma ci sono molte spezie, vedo. Abbiamo spezie per il ketchup di carote, sì, che accompagnerà la carne, abbiamo la coda, sì, in questo caso di vitello appunto, che quindi un classico bollito, uh-huh, coda, brodo, sedano, carota e cipolla, cotta per 4-5 ore, sì, quindi la dimentichiamo proprio, cottura molto lenta, e poi andiamo a sfilecciarla in questo modo. E quindi uno stracotto. Benissimo. E che cosa prepariamo allora? Perché allora la coda partiamo a 4-5 con il, ore, sì, non la coda prepararla. Ovviamente non potevamo, quindi ce l'abbiamo pronta. Partiamo con il contorno, sì, che è il ketchup di carote. Ketchup di carote, interessante, perché ha la dolcezza, però... Abbiamo la dolcezza della carota, soprattutto quando va in cotture lunghe, quindi nello stracotto. Giochiamo con le spezie, sì, che adesso andiamo... Molto profumato, adesso infatti, vediamo. Anice stellato, vedo la cannella, chiodi di garofano. Chiodi di garofano, cannella, anice. Vedo. Oh, in questo modo, pezzettoni, quindi... Quindi com'è stare, come dire, in un paese straniero, ma sì, poi quasi al confine? Oltretutto ma il Canton guarda, Ticino è sì, un posto, allora, no? Il Canton Ticino praticamente per me è un po' come essere a casa, cioè, perché comunque la cultura anche a livello gastronomico rispecchia molto quella lombarda, certo, quindi mi sono sentito subito a casa, a mio sei agio. Andato molto giovane... Ti sei trasferito sì, molto giovane sì, dall'altra sono entrato parte. Subito dopo la scuola alberghiera, quindi 16 anni, 17, poi sono ritornato in Italia per l'esperienza alle Calandre con Alaimo e poi sono ritornato in Svizzera. Mi piace allora, questa cosa dell'andante indietro, quindi, dimmi. Bacche di ginepro. Ok, carote, bacche di ginepro. Chiodo di garofano. Mm-hmm. Pepe in grani. Sì. C'è un pepe preferito? Ma a me piace tanto Sarawak, Malesia, quindi che è molto profumato, però non stiamo a fare i complicati. Va bene. Pepe quindi, in grani. Anice stellato. Adesso noi stiamo mettendo tutto così a casa, perché dopo andranno tolte queste spezie. A casa, se abbiamo una garza, possiamo avvolgere il tutto, legare e mettere adesso ti all'interno. Devo dire che vendono anche addirittura le bustine proprio fatte apposta con per i fare mix di spezie. No, non solo con i mix di spezie, proprio la bustina di garza comodissima da infilare nel brodo, okay, perché poi dopo la tiri fuori, cioè già composta, perché la garza prendi la garza, lega la garza, invece apri la bustina, butti tutto dentro, chiudi la bustina, molto semplice, a due tiranti così e lo metti nel brodo, insomma nelle preparazioni, togli la bustina, togli le spezie, sciacqui la bustina ed è di nuovo utilizzabile. Benissimo. Allora aggiungiamo acqua, sale e la parte acida che è l'aceto, in questo caso aceto di champagne, lo mettiamo solo alla fine perché altrimenti rende difficoltosa la cottura, la carota rimane sempre dura, al dente, dura e non... quindi. Okay. Cottura lunga anche in questo caso e poi Francia ho portato il già pronto. Lunga che intendi? Cottura deve proprio stracuocere, quindi anche un'ora e mezza, Poi andiamo a togliere tutte le spezie, andiamo a mixare. Questa è una aggiungendo, per smemoranti. Aggiungendo l'aceto, certo, semplicissimo. Senti, aceto ketchup di champagne, possiamo utilizzare aceto un altro aceto? Bianco. Un aceto bianco, okay, buono, perfetto, normalissimo. E questo vai caso, ok. Posso assaggiarlo?
Puoi provarlo, sì. Grazie, mi hai dato il permesso. Sono molto curiosa. Poi. Io sono un amante dei ketchup in generale. Quindi la consistenza, abbiamo sostituito il pomodoro alla carota. Possiamo accendere questa, Francesca, certo, per cortesia? Ok. Come lo vuoi? Che cos'è? Al massimo. Allora, questo è il brodo che abbiamo tenuto della coda. Ah, ok, della coda. Quindi il brodo della coda, una volta che abbiamo cotto tutta la nostra parte, lo facciamo ridurre di almeno metà. Quindi andiamo proprio a concentrare tutti i gusti e i sapori. Perfetto. Andiamo ad aggiungere... Qua abbiamo una frusta, vero? Sì, dovrebbe Frustino. Esserci. Ok. Vai. Andiamo ad aggiungere un po' di agar agar. Ok. Ormai l'agar agar è un nostro caro amico. Questo ci permette di addensare il brodo e tenere poi delle temperature. Sì. Andiamo ad aggiungere un goccio di soia. Quindi lo insaporiamo in qualche saporire. Modo. Una punta di marsala. Miele di castagno. Ah, ok, quindi è un retrogusto comunque un po'... Va nell'agrodolce, ma comunque le dosi indicate portano veramente a un sentore di miele. Ok. A me piace molto, aspetta, te lo abbasso leggermente che ho paura che poi ti esploda. Così adesso va bene. Nel bollore. Voilà. Poi la coda, ho preparato uno stampino, sì. In questo caso per dare appunto questa forma, foderato con della pellicola, un elastico per fermare. Questo ce l'abbiamo tutti a casa? No, andiamo. Perché poi ti iniziano a dire, ma come lo trovo? È un elastico? No, infatti, un pezzo cerchiamo di inventarci un po'. Giusto. Quindi andiamo a inserire il nostro stracotto. Sì. In questo modo. Il brodo. E andiamo praticamente... a intrappolare la fibra, la carne, in questo caso di coda di vitello, nella sua essenza. Molto interessante. E questa diventerà, nel momento in cui si raffredda, diventa tipo gelatina? Diventa gelatina. Una gelatina molto morbida, la dose va comunque a portare. Questo è il risultato finale, ovviamente io l'ho preparato questa mattina, sì, quindi siamo riusciti a metterlo sotto vuoto. Questa possiamo rigenerarla fino a 65 gradi. Perfetto. E andiamo a riscaldare il tutto. Benissimo. Quanto ci vuole per far raffreddare il liquido? 10 minuti. 10 minuti, poi possiamo avvolgere il tutto nella pellicola, perché a casa ovviamente non abbiamo magari la macchina del sottovuoto. Andiamo ad avvolgere... Tu ci sottovaluti. Andiamo, se a casa non abbiamo la macchina del sottovuoto, andiamo ad avvolgere semplicemente con la pellicola il tutto e immergerlo comunque in acqua calda. Poi, accompagnamento saranno degli agretti, quindi agretti o barba del frate. Ok, è veramente una verdura velocissima. Sì. È la primavera, appunto, spunta lì e non... Poi a me piace tantissimo anche in insalata, condita... Anche a me, per me è l'infanzia, io lo so, mia mamma me la faceva sempre da bambina, quindi... Ha questo retrogusto un po' ferroso degli spinaci. Sì, molto piacevole e ogni volta che la trovo l'acquisto. Allora. Anche perché ha un momento, c'è un mese praticamente, credo, forse sì, poco più. Sì, perché dopo inizia, vedi, in questo caso comunque l'abbiamo già pulita, la parte ovviamente più fibrosa è quella della radice. Certo. Quindi andiamo a privarla di quello. Direi che questa qui è sufficiente. La fai sbollentare o la facciamo... sbollentare. Okay. Allora, questa per alzare ancora? Un attimo, Franci, questa qui. Okay. Ok, benissimo. Vai. Acqua salata. Mm-hmm. Andiamo proprio a far sentire il calore. Un minuto e praticamente sì, siamo tutto, non pronti. Abbiamo fretta. Alfonso... ci sta comunicando con molta calma il tempo che manca, ma c'è tempo, stai calmo. Non fare così. Poi, quindi dopo abbiamo quasi praticamente tutti gli ingredienti per completare il piatto. Abbiamo lo stracotto di coda che è a riscaldare, il ketchup abbiamo fatto vedere il già pronto, della misticanza, quindi ho portato degli spinaci novelli, un'insalata rossa che si chiama la roche e poi questo crescione di ruscello che solitamente vado a raccogliere. Sì. Ti trovi comunque in una località che è attorno a... E questo qui devo andare a fare un'oretta di macchina, però se vuoi assaggiare io lo adoro, questo qua con le uova è crescione fantastico. Di ruscello. Hai un piccantino leggero. L'ho assaggiato, l'assaggio con te. È speciale secondo me. Che buono.
a quel, anche a mischiarlo in un'insalata proprio vale semplicissima. Sì. Questo crescione di ruscello vale il viaggio, ecco. È squisito. È piccante? Piccante, ma non fastidioso. No, ricorda molto il ravanello come... Sì, brava. Con gusto, piacevole. Barba del frate, sbollentata. Se dovessimo prepararla prima a casa, un po' di acqua e ghiaccio, fermiamo così la cottura. Perfetto. E il colore, ma in questo caso... Andiamo subito. Allora, prepariamo un po' di mesticanza per fare quindi l'accompagnamento. Quindi quanto la tua cucina, come dire, i tuoi ingredienti arrivano dalla Svizzera e quanto invece c'è contaminazione italiana? Allora, vabbè, contaminazione italiana ovviamente, ma perché appunto, come ti dicevo, il Canton Ticino ne risente. Esatto. E quindi quello è quasi Italia, mi trovo benissimo con le loro tradizioni. Mm-hmm. Che sono anche le mie praticamente, e poi prodotti in Svizzera praticamente troviamo qualsiasi cosa. Quindi non abbiamo problemi. Poi insomma tu non hai tanto distante là, perché Varese non è così lontano. No. Allora il ristorante rimane a 2 chilometri dal confine. Okay. Quindi praticamente il ristorante è più vicino a Como che a Lugano. Esatto, per intenderci. Questo ecco invece qua. Dicevi come si chiama questa? La Roche. Tipo di insalata, ma questa è più per dare comunque un effetto cromatico al piatto. Texture e colore, sappiamo, abbiamo imparato con Alfonso e Agar-Agar. Sono i nostri tre master, ormai. Noi ci salutiamo. Poi dico sempre che comunque... Agar-Agar. Dico sempre che il colore viene sempre dopo in un piatto. Prima cosa, comunque, sempre il gusto. Se facciamo una cosa bella al ristorante, però non corrisponde poi con il gusto... Secondo me, a mio avviso, meglio. Sai che c'è? Perdere. Che a volte l'occhio che vuole comunque la sua parte può ingannare, allora la delusione diventa duplice, sì, no? Brava. Perché se ti immagini una cosa, poi la mangi, la dici, non è così, la vedi bellissima, non è così, un po' ti dispiace, certo. Ti dispiace di più se la assaggi e dici vabbè. Quindi allora è meglio fare piatti brutti e buoni, perché così... meglio no, belli e buoni, l'ideale. Allora, per fare questo bello e buon piatto, vi leggo quali sono gli ingredienti. Allora, il piatto si chiama Simmental e vi servono 800 g di coda di vitello della Valle Simmen, 2 g di acqua, una cipolla e una carota, 2 litri di acqua, una cipolla e una carota, una costa di sedano, 100 g di marsala, invece questo è corretto, 20 g di miele di castagno, 50 g di salsa di soia, 1 g di agar-agar per decilitro di brodo, ottenuto e naturalmente chiarificato, e poi vi serve per il ketchup di carote, 200 g di carote, 4 chiodi di garofano, 2 bacche di ginepro, dell'anice stellato, il pepe in grani, il sale, 2 foglie d'alloro, una stecca di cannella, 500 g di acqua, 50 g di aceto di champagne. E per la, diciamo, per la preparazione del piatto vi servono 150 g di barba del frate, 50 g di noci di macadamia, quelle che sono avanzate dall'attacco di Alfonso, 100 g di misticanza. Che bello questo piatto! Praticamente siamo pronti. I piatti da dove per arrivano impiattare. Invece? Allora, questo è un mio amico che praticamente ha un'azienda che li fa. Ma in Svizzera, quindi... o Italia? No, questo è in Italia. Ah, lui. Ecco. Sì. non niente allora, contro i piatti no, svizzeri. No, però. Ci mancherebbe, li usiamo. In questo caso è un amico, quindi... Okay. Eccolo, allora, vai. Lo stracotto, in questo caso, che così. Che bello, coda. Troppo divertente. Poi andiamo a mettere... la barba del frate. Il crescione di com'è di ruscello? Il crescione di ruscello. Buono il crescione di ruscello, tutto mio. Perché comunque appunto cresce appunto dove c'è umidità, molta acqua, quindi... Adesso lo pianto. Devi fare prima un ruscello. Sì. Farò un ruscello e pianterò solo crescione di ruscello. Ecco qua, in questo modo. Le noci, noci di macadamia che danno un po' la parte croccante. Lascia le due per favore ad Alfonso di queste noci di macadamia. Che ecco qua. Per merenda. Facciate così, sembra quasi formaggio. Sì, è molto diverso. A proposito di occhio. Ecco qua. Bellissimo. Il piatto, Francesca, stupendo. Praticamente è pronto così.
Allora, Andrea Bertarini, non abbiamo detto il nome del ristorante, Concabella. Concabella, sì, ristorante Concabella della famiglia Montereale, che lo gestisce ormai da 35 anni. Bene, quindi... alcuni dei quali sono stati naturalmente con te. Sì, 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 ultimi... sì, sì. No, la famiglia praticamente... No, dico, tu sei lì da quanto? Io sono 8 anni. Quindi... una buona parte per quanto seggiamo, un bel pezzettino di viaggio di questo bel ristorante. Allora, stupendo, vi lasciamo con questa ricetta con appunto il vitello della Valle della Simme. E noi con Andrea ci vediamo domani anche con voi, speriamo, giusto? Certo. Quindi, a domani. Ciao. Ciao.